Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio presentarvi questo album che ho chiamato Shabik Romantic Flowers e che ho realizzato nell'arco di un mese facendo quattro tutorial sul mio canale. Ho voluto fare questo video di presentazione per chi non avesse seguito i miei tutorial che sono andati avanti pagina per pagina, ma al contrario vuole vedere prima l'album e poi magari decidere se farlo oppure no, visto che adesso ci sono tutti i tutorial completi sul canale YouTube. Dunque, ho chiamato Shabby Romantic Flowers questo album perché ho utilizzato un mio kit di carte digitali che ho proprio chiamato Shabby Romantic Flowers e che trovate sul mio negozio online. Nella descrizione di questo video trovate praticamente tutti i dettagli per arrivare sia ai tutorial di tutte le pagine e di come realizzare tutto l'album, che anche al link per se volete acquistare le mie carte digitali. Vi faccio velocemente vedere il pacchetto che ho già fatto vedere negli altri tutorial nella realizzazione delle pagine, ma per chi non l'avesse visto lo faccio vedere molto velocemente. Ci sono queste pagine decorate con dei fiori. Questa è quella che ho utilizzato, vedete, per fare la copertina. Sono, diciamo, quattro tipi di disegni e di colori diversi. Poi ci sono le quattro pagine per gli sfondi, che servono sempre delle carte diciamo leggermente più meno colorate, proprio per potersi sbizzarrire e decorarle poi come meglio si vuole. E poi ci sono delle pagine di abbellimenti con tag, buste, etichette, particolari per fare dei bigliettini, tutto quello che vi viene in mente. Vedete anche delle etichette con delle scritte, tutto il tutto con i quattro tipi di fiori diversi. Poi abbiamo ancora dei particolari piccoli, sia delle carte decorate che delle carte in tinta unita. Ora, questo è il mio pacchetto digitale e questo è l'album che io ho realizzato. Vi faccio vedere la copertina nei particolari, un pochino più da vicino. Quindi avete visto che in questo frangente ho utilizzato una decorazione di una carta e poi sono andata a ritagliare dei fiori dalle carte con i fiori rossi per finire di decorare. Sul laterale ho applicato questa decorazione con questi nastri e il retro più semplice che ho decorato con uno dei fiori delle carte. Per chiudere il tutto ho utilizzato del nastro che ho sporcato con del distress per renderlo del colore che andasse bene con la tonalità della mia decorazione. L'album è formato da tre doppie pagine che adesso vi farò vedere e sui due lati della copertina ho creato delle tasche. Volevo farvi vedere, prendo questa, ecco, vedete, ho creato delle tasche per aggiungere ulteriori particolari che si possono tranquillamente ritagliare dal mio kit. Allora, le pagine sono queste. Qui c'è una prima pagina con una tasca sul frontale. Qui ho utilizzato dei particolari che trovate già fatti solo da ritagliare nel pacchetto digitale che vi permette di creare, in questo caso ho creato questa tasca che si può anche aprire in modo da poter eventualmente attaccare una foto o quello che volete. Qui ho utilizzato una delle buste che ci sono nel pacchetto digitale e ho utilizzato anche uno di questi angolari di metallo per fermare, vedete, la linguetta della busta, anche questa semplicemente da ritagliare, ma se guardate i tutorial delle pagine vedrete quanto è semplice utilizzarle. E qui una tag. Sul posteriore un'altra tag e ho ritagliato un'etichetta, strappato della carta per fare una tasca. La seconda pagina l'ho realizzata utilizzando il pacchetto verde delle carte, quindi nello specifico questo,
Anche qui la busta è diversa. Per fermarla in questo caso ho utilizzato uno dei fiori che ho ritagliato, che ho bloccato per chiudere. Qui ho utilizzato uno stencil per decorarla. Anche questo fiore è fatto con la stessa carta che ho ritagliato, stropicciato e incollato, ma vi spiego tutto poi nei tutorial delle pagine. Questo è uno dei bigliettini che potete anche ritagliare direttamente dal kit. E qua ho ritagliato e abbellito in maniera come, insomma, come è stato di mio gusto. Qui ho utilizzato delle etichette di cui ho creato anche io il kit digitale che trovate sempre nel mio negozio. Questa tag ho voluto farla un po' diversa con un pezzo di pizzo che ho utilizzato per le decorazioni per prenderla anziché mettere il solito foro con i nastrini. E qui in questa pagina ho creato questi blocchettini che possono servire per incollare delle foto. Nello specifico ne ho fatti due. Così. Sempre ritagliando anche per abbellire i particolari dal kit. Sul posteriore, anche questo è un abbellimento che è stato creato con come si chiamano, i centrini per i dolci e con la mia carta. E questa è una busta che ho semplicemente ritagliato e incollato che trovate sempre nel pacchetto digitale. Vabbè, in questo caso lasciamo aperto, non importa. L'ultima parte l'ho creata con le carte con le decorazioni con i fiori blu. In questo caso ho creato delle decorazioni in rilievo, quindi ho messo del cartoncino, ma lo potete vedere nel tutorial come ho fatto questa pagina. Qua ho utilizzato una chiave di abbellimento. Questa è una tasca che si apre in questo modo. Ho messo del nastrino, quindi potete aprirla. E ho inserito anche qui questa tag che ho fatto semplicemente ritagliando un particolare della carta, dove ho solo poi incollato del pizzo per abbellirla un po'. Qui c'è un'etichetta, vedete dove si può scrivere, anche questa fa parte del kit. All'interno abbiamo una taschina, qui abbiamo un bigliettino dove sono andata ad incollare anche le etichette che sono in un altro mio kit digitale, dove ci sono etichette con frasi positive. E qui c'è una busta grande nella quale si possono inserire dei particolari. Anche questo, come fare questa busta, lo trovate nel tutorial della pagina 3. Quindi, se voi volete vedere come ho realizzato tutti questi particolari, vi basterà guardare i tutorial pagina per pagina che trovate già sul mio canale. Nella parte posteriore ho creato una tasca dove ho inserito una tag che ho poi decorato con del pizzo. Al fondo, anche qui, ho creato una tasca. Chiaramente ho utilizzato le carte abbinate, quindi ultima pagina fiore blu, ho utilizzato la carta piccolina con i fiori blu. Prima pagina decorazioni rosse, ho utilizzato la carta piccolina con le decorazioni rosse. Quindi questo è l'album. Spero che vi piaccia. E lasciatemi commenti, fatemi sapere se questo lavoro finito è stato di vostro gradimento. E ripeto, se volete vedere come realizzarlo, sul mio canale trovate i tutorial per realizzare le tre pagine più copertina e rilegatura del tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Detto questo, non mi resta che augurare, come al solito, buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!